Stamattina a Pescara c'è questa protesta sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità degli aderenti, dei lavoratori aderenti all'Unione Sindacati di Base. Perché questa protesta? Perché da anni comunque lavoriamo negli ospedali della ASL 02 dove ci sono questi appalti e in questa emergenza Covid non si è fatto nulla, pur promesse fatte sia dalla regione che dalla maggioranza che dall'opposizione sull'internalizzazione di questi servizi, soprattutto per quanto riguarda anche la tutela sia dei lavoratori che dei cittadini. Non vi è questa tutela in questo caso. Quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza? All'incirca più o meno un 300 su Lanciano Vasto Chieti. Si parla di appalti sia per servizi, quindi si parla anche di imprese di pulizie, di ristorazione, le mense degli ospedali sono in appalto. Ma noi che siamo qui oggi sotto l'assessore siamo dipendenti delle cooperative che svolgono servizio di ausiliariato o di OS, quindi lavoriamo nelle corsie degli ospedali. Voi avete chiesto un incontro all'assessore Verì? Noi più volte ci siamo interfacciati con l'assessore Verì. Lei è a conoscenza di tutte le nostre proposte, problemi e proposte. Purtroppo è stata bocciata la proposta del PD di Paolucci, che è l'opposizione, e hanno rifiutato questa proposta, che è stata fatta anche da noi insieme a Paolucci per proporre proprio questa internalizzazione di noi che da 10 anni, anche 12 anni, lavoriamo negli ospedali di Lanciano, Vasto e Chieti.